Heidenreich. Heidenreich. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Un grande benvenuto a tutti gli amici da casa. Piero Gibardo e Stefano Nava pronti a raccontarvi questo match. Squadra in campo per questa sfida, valevole per la fase a gironi. Un match da non perdere, Stefano. Sono partite da prendere con le molle, Pierre. È fondamentale lasciare meno punti possibile. Strada basta poco per ritrovarsi già fuori dai giochi. Sono curioso di vedere come l'avranno preparato i miei tecnici. State con noi, in campo il Brasile che affronta l'Italia. Pochi istanti ancora, calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Piero Gibardo e Stefano Nava pronti anche oggi a tenervi compagnia. Squadra in campo per questa sfida, valevole per la fase a gironi. Yeah.
metti in palio. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Commenti alle cronache come sempre c'è Stefano Nava. Una partita per decidere chi potrà arrivare in semifinale. Partita che promette grandi emozioni. 90 minuti per conoscere il nome di una delle quattro semifinaliste. Il corner e Puntello si blocca. Tifosi impazziti, gol, non possibile, gioia. Dance for me, dance for me. Take hold of my hand, make me a party of man. Bel gol, certamente, ma l'esperto anche la responsabilità della rivista. Hanno lavorato molto sui calci d'angolo, i risultati si vedono. No promises, I made that. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Pallone invitante. Dance for me, dance for me. Continuo da te. Posizione da lì possono chiaramente essere pericolosi. Posizione favorevole. Occhio, può calciare direttamente in porta da lì. Dance for me, dance up and now. More than a one night stand, I'll do what I can. No sense in giving up. Lean back on my legs and dance. I need all the night. What is right? I'm so close to mine. I know you're fine. How you survive? Dance for me, dance for me. Dance for me, dance for me. Marco verrà. Dance for me, dance for me. Dance for me, dance for me. Tempted to ride down on me. What do you see? Tell me something. Tell me something. Questo gol dell'Italia potrebbe essere quello che chiude definitivamente ogni patema. Questo sì, credo che possa firmare la partita. E sai che stavo per dirti la stessa cosa, qui c'è una grandissima decisione. Attenzione, pericolo! Gol degli azzurri! Adesso la strada comincia a essere interessante. Sale la febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio. Ancora pochi istanti e si comincia. Amici all'ascolto, un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Ottavi di finale con gara secca. Chi vince va avanti, chi perde va a casa. Mi aspetto un match dagli altissimi contenuti tecnici e agonistici. Pellegrini, Marco Verratti. Pellegrini prova la botta, hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui, aspetto una reazione da serie per l'ospedale, vogliono portare a casa la vittoria. Ha tirato la posizione centrale, fuori dall'area, riuscendo a superare il proprio avversario con una traiettoria indirizzata sulla sinistra. Ha spazio per andare, match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Torreira. Let's out! E finisce la partita sul risultato di 1-0. Più sentite del calcio mondiale. Una rivalità fatta di partite incredibili. Le acciuffate all'ultimo secondo o decise dagli 11 metri. L'attesa è terminata. La parola ora passa il campo. C'è spazio per martedì. Guarda negli occhi dal comodino. Mi serve in questa atmosfera. Donnarumma, attenzione. Ed ecco il gol. Attenzione perfetta. Eventuale. Parla recuperata. Saluti al portiere. Ci vediamo per secolo un'ora. Via dal resto del mondo che va in malora. Portiere reattivo qui. Non aspettarsi la difesa della copertura sul suo primo intervento. Non era fatto un miracolo. Ci vuole un'azione dalle battuta che riapra la partita. Jorginho. Ci vuole quello che ci vuole. Pellegrini. E un calcio ripartire. Ripartire.
occhio al vostro avviere qui. Pellegrini non poteva sbagliare da lì e l'ha messa dentro. Sarebbe stato davvero un peccato sprecare una ripartenza così ben organizzata. Azione personale da vedere, rivedere, da vedere, rivedere. Abbiamo lasciato senza spazio per avanzare e concludere la rete. Concludere di Grisman. Pareggio allo scadere del tempo. C'è stanchezza, è ovvio, ma fondamentale adesso mettere in campo tutte le energie, cominciare supplementari. Spera a campo a disposizione, ecco Politano, occhio al pallone per il possibile vantaggio, e il pallone è in rete, sono avanti, un vantaggio importante a questo punto della gara. Partita che resta apertissima, un gol degli avversari rimetterebbe tutto in discussione, un gol pesantissimo questo, vero, gli avversari ormai è impossibile pareggiare i conti e dare calci di rigore, ci è dato il tempo di tirare. Dunque la partita molto combattuta, molto sentita da entrambe le squadre e dalle tifoserie. Sta per andare in scena l'atto finale di questa competizione e c'è grande attesa per conoscere il nome della squadra campione. Buttate il telecomando, sta per cominciare il match. Italia che affronta la Germania. Un saluto a tutti, da Piero Gifardo e Stefano Nava, è arrivato dunque il giorno della finalissima. Vediamo quale delle due squadre ne avrà di più e si porterà a casa il trofeo. Sarà una gara spettacolare, almeno questo penso, Stefano. Finale che arriva a coronamento di un torneo condotto da protagoniste. Manca un ultimo step ora. La classica ciliegina sulla torta per chiudere il cerchio e portarsi a casa il trofeo. Emerson. Pallone invitante. Potrebbe crossare. Zaniolo si sblocca la finale e può essere un gol davvero pesante per la conquista della Coppa. L'inerzia del match ora è tutta dalla loro parte. E qui la regia ci ripropone giustamente la magnifica conclusione al volo su cross che ha portato al gol. Gesto tecnico da apprezzare. Goretzka, Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Kimmich respinge il difensore. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Posizione interessante, può anche andare direttamente in porta da lì. Ha capito che il portiere può finire da lì e ha battuto il portiere con un tiro straordinario. Esecuzione che potranno apprezzare meglio per il replay, davvero un gesto tecnico eccezionale. Un gran gol su punizione. Forse il portiere non ha visto la palla partire, questa ci è arrivato in tempo. Risultato di parità che riflette quanto si è visto finora in campo, anche i numeri. Sul possesso palla certifica del sostanziale equilibrio. Può essere il gol del vantaggio e si portano dunque in vantaggio grazie a questa rete. Ancora non ci crede, i compagni si complimentano con lui, sanno che ora sono favoriti per il successo finale. C'è tempo però per festeggiare prima di portare a casa la vittoria se vogliono alzare la coppa al cielo. E adesso che lo rivedo mi sento di assolvere il portiere Pier, poteva regalano palla agli avversari. È il quinto della festa con la coppa lì ad aspettare la storia vincitrice e ovviamente con Chili con il lato di rimpianto. Stefano, chi non ce l'ha fatta, sono sensazioni di diverse per chi ha vinto e evidentemente per chi ha perso. L'allegria dei tifosi, i fuochi d'artificio, la celebrazione si vede una vita intera. Per momenti così si vive una vita intera di una soddisfazione del genere. Poi vengono dimenticati tutti i sacrifici, perché i sacrifici sono stati fatti, tanti allenamenti, tante situazioni che ti portano a questa vittoria straordinaria. Leggerla negli occhi di questi protagonisti è meraviglioso.